Allora, vediamo subito quali sono le notizie sui giornali, anche se con un po' ritardo, lo sapete che ho un bel po' di fuso orario. Intanto il titolo riguarda i cantieri, dopo che c'è stato l'incontro ieri tra il ministro dell'economia italiano e il ministro dell'economia francese, e più o meno tutti quanti i giornali titolano l'Italia non cede. Ma di che? Ma su che cosa deve cedere? Ha già ceduto tutto. Cioè, il titolo forse più azzeccato oggi è quello di Libero. Il nostro governo non conta nulla, non conta nulla sui cantieri che la Francia si permette di nazionalizzare dopo che era stato fatto un accordo con lo stesso governo francese. Non c'entra niente con l'ONG, tra un po' parleremo, a cui l'Italia e l'Europa chiedono delle cose e le ONG se ne fottono. Mi sembra che ci siano un sacco di commenti oggi. Qualche dettaglio in più era già compreso nei temi dell'altro giorno, e cioè si dice che l'Italia, se dovesse accettare la parasiticità nell'azionariato dei cantieri francesi di Saint-Nazaire, potrebbe partecipare alle commesse per le navi militari francesi. Sai che risultato? Insomma, siamo stati fottuti su tutta la linea. Sono venuti i francesi in Italia, ci hanno preso in giro, sono rimasti, sono loro che non cedono, non è l'Italia che non cede, sono i francesi che non cedono. Invece abbiamo ceduto sulla concorrenza. Oggi è buono il pezzo di Alberto Mingardi sulla Stampa, in cui racconta l'epopea di questa legge sulla concorrenza che ci ha messo 889 giorni per essere approvata. Chissà perché in questo caso noi ce la prendiamo sui vitalizi che non vengono approvati in tempo perché si approveranno a settembre. In realtà, quando invece si parla delle nostre caste, delle nostre corporazioni, le nostre incriccature di questo paese, ovviamente non si lamenta nessuno del fatto che sono passati 889 giorni per approvare un disegno di legge che si dovrebbe approvare ogni anno. Sono disegni di legge che poi danno sempre fastidio perché intervengono sulla nostra carne viva, attaccano i giornalisti dicono è proprio noi, attaccano i notai, è proprio noi i notai. Tutti noi pensiamo di essere indispensabili, di non essere casta, di essere non deprivilegiati, di essere degli sfigati qualsiasi. Tutti quanti quando ci attaccano sulla concorrenza dicono potete iniziare dall'altra parte. Insomma, è la caratteristica tipica delle corporazioni, che forse è anche il bello di questa Italia medioevale, che ovviamente in questa maniera non può certo competere con paesi che ragionano in termini che possono piacere o no, ma sono decisamente più competitivi. Questo è il paese, e oggi lo cita Carlo Lottieri, ma non solo lui, perché però solo il giornale ne fa il fondo di prima pagina, in cui ieri, ed è il dettaglio fondamentale, i turisti hanno passato 2 o 3 ore a Milano e a Linate per aspettare i loro bagagli con ritardi su 65 voli perché hanno prolungato da paraculi, senza chiedere lo sciopero e quindi senza rinunciare ai loro soldi che sarebbero derivati dallo sciopero, hanno prolungato le assemblee cosiddette spontanee i lavoratori della SEA. Allora, io non voglio entrare nel merito della vicenda perché vogliono cercare di affidare delle cooperative esterne alcuni lavori che sono fatti oggi dai dipendenti della SEA, cosa peraltro che sono presenti nel decreto, nel disegno di legge della concorrenza. Ci sono tante di queste norme che rendono più competitivo il settore, però rendere più competitivo il settore vuol dire abbassare forse i salari, vuol dire rendere anche più insicuri i posti di lavoro. Vi faccio un esempio, lo scrive Mingardi: nel disegno di legge della concorrenza c'è l'obbligo da parte dei comuni di mettere a gara sempre obbligatoriamente i trasporti pubblici. L'hanno tolta questa norma, ovviamente. Ma cosa sarebbe voluto dire questa cosa qua? Avrebbe voluto dire che, per esempio, avrebbe voluto mettere a gara i trasporti pubblici di Roma e non affidarla a quel carrozzone dell'ATAC. Ma se non affidi a carrozzone dell'ATAC, cosa ne facciamo dei 12.000 dipendenti dell'ATAC? Bene, la stessa cosa vale per la concorrenza nel settore aeroportuale e come si chiama? Lo sciopero spontaneo. Se voi foste stati ieri nello sciopero spontaneo di Alitalia, sareste stati, non di Alitalia, scusatemi, della SEA a Milano, vi sareste fatti veramente roder le balle. Lavorate per un anno, cercate di partire e il primo agosto vi mollano uno sciopero sui trasporti. Beh, vi deve venire il sangue al cervello perché voi, come loro, siete lavoratori e l'idea di essere bloccato per ore in un aeroporto nel primo giorno di vacanza vi fa girare le balle. E questa cosa è stata fatta in maniera proditoria. Dice Lottieri: fate come Reagan, licenziateli tutti perché si rispettano i contratti, oppure si fa come la Francia che non rispetta il contratto. Cioè, si può dire che ieri i sindacati a Milano hanno fatto esattamente come la Francia ha fatto con l'Italia, cioè non ha rispettato un contratto. Il Corriere. Ritorniamo sull'altro grande tema di giornata che è fantastico. Rosanna, io non approfondisco la storia dei vaccini, mi hai mandato del materiale serio. Nessuno mi può dire che il materiale serio è un materiale che associa i vaccini all'autismo. Punto. Poi dopo che ci siano delle controindicazioni nell'assumere dei vaccini, siamo pure d'accordo, ma che sia l'autismo sia causato dai vaccini non è materiale serio, chiaro?
Apro la parentesi, chiuso la parentesi. Bene, l'ATAC la dovevi attaccare anni fa, berlusconiano o alemanniano, va bene, ecco, questo dovevo fare. L'ATAC l'abbiamo sempre attaccato, quel cretino che mi ha appena scritto. Se si fosse un po' documentato, quel cretino che ora mi sta scrivendo, avrebbe capito che dell'ATAC io parlo da anni, basta fare ATAC porro, chiaro, cretino. Allora, è chiaro che c'è da attaccare tutte le gestioni passate, quel cretino sa che sono 15 giorni che dico che non è colpa della Raggi, però fatemi dire, cretino che fa i commenti qua, cretino, che questa signora Raggi forse un po' nervosetta, un po' bugiardella, un po' inadeguata, un po' presuntosetta, è il suo assessore al bilancio, questo Mazzillo, che tra l'altro anche questo io non riesco a capire, si dimette o non si dimette, perché cede una delega? Che cosa vuol dire? Io se qualcuno mi fa girare le balle me ne vado, non cedo una delega, cedo la delega al patrimonio e rimane assessore, ex candidato del PD, ex uomo di Marco Causi a Roma, poi è diventato assessore al bilancio, poi ha detto che, che andavamo a sbattere sulla città. E poi ha detto che no, non è vero che le nomine sono fatte da Milano, cioè si è rimangiato mille parole. Cioè, questa giunta come l'ha fatta? Ogni giunta ha i suoi problemi. Beppe Sala ha i suoi problemi, Maroni avrà i suoi problemi. Così siete contenti, tutti quanti avranno i suoi problemi. Ma Staraggi sembra veramente che ogni giorno che passa ne sbaglia uno. È colpa sua il disastro dell'ATAC? No, ma è colpa sua la gestione dei problemi di Roma? Sì, non riesce a gestire decentemente un problema. Il fatto che se ne vada via Rota, che è un grandissimo uomo di trasporti pubblici, è un danno che ha creato la Raggi, non 15 anni di mala gestione che hanno creato gli altri, chiaro? Che cosa. Tra l'altro, è bellissimo il pezzo oggi che fa Merlo sul foglio in cui racconta la storia di questo Mazzillo, che mi ero dimenticato. Nel suo curriculum ha scritto Mazzillo, che era un commercialista, un professore. Nulla di questo, né commercialista né professore. Vabbè, insomma, è una cosa straordinaria l'assessore al bilancio di Roma. Ultima questione che oggi stamattina, nonostante la vacanza, mi ha reso veramente furibondo, è la questione delle ONG. Queste ONG non hanno accettato il decalogo di Minniti. Ma siamo impazziti! E tra queste che non hanno accettato il decalogo di Minniti ci sono quei fenomeni di Medici Senza Frontiere, quelli che noi intervistiamo col codino che dice che noi siamo dei fascisti perché non vogliamo uccidere tutte le persone in mare. Non ha accettato il decalogo che impone l'Europa e impone l'Italia. Cioè un decalogo non fatto dal Comintern, ma fatto dalle due organizzazioni istituzionali a cui loro dovrebbero dipendere, un decalogo che dice che non si vanno a salvare le persone nelle acque territoriali libiche, che non si hanno contatti con gli scafisti, che non c'è il trasbordo tra una barca e l'altra, che devono essere resi pubblici i bilanci, che ci deve essere. Non si possono accendere quei fari per attirare le persone. Insomma, non riesco a capire, non riesco a capire come non si possa accettare questo decalogo. Su 10 ONG, soltanto 3 lo hanno accettato. Una delle tre è la maltese Mous, al quale la commissione parlamentare d'inchiesta aveva chiesto le informazioni sui suoi bilanci e ha detto non vedo perché io ve le debba dare. Adesso però accetta il decalogo e quindi vedremo quali saranno i numeri di questa società. Comunque ricordateci, Medici Senza Frontiere, la serissima Medici Senza Frontiere. Bene, quella intervistata mille volte dal Fatto, perché quelli sono quelli seri, intervistata da Repubblica, eccetera, non accettano il decalogo italiano ed europeo, fatto da Minniti, non fatto da un ministro, non so, di provenienza Messina, se ancora ce ne fossero. E oggi Travaglio, in effetti, parla di questo decalogo dicendo che è sacrosanto e che Minniti ha fatto bene. Ultime due cose, sono uno scoop del giornale, cambia la giunta a Sesto San Giovanni, arriva al centrodestra e che cosa ti scopre? Lo scrive il giornale, quindi lo vedremo nei prossimi giorni, che l'Associazione Nazionale dei Partigiani, l'AMPI, ha una sede che paga 50.000 euro. Intanto queste associazioni che riescono a pagare tutti questi soldi, io non so dove li trovano questi soldi, secondo me sono soldi miei che danno all'AMPI e lei si prende una sede per 50.000 euro, ma comunque sia, non ci sono gli uffici per le aziende che vogliono creare il nostro futuro, ma ci sono la sede a Sesto San Giovanni dell'AMPI che costa 50.000 euro, ma questo già sarebbe uno scandalo, ma lo scandalo è nello scandalo, è che l'AMPI si prende una sede a 50.000 euro e sapete che cosa fa della sede di 50.000 euro? La subaffitta a un ristorante e a 70.000, quindi ci fa la cresta di 20.000 euro. Io dico, ragazzi, io non ho parole, cioè hanno la sede a 50.000 la subaffitta a un ristorante. Beh, è straordinario. François, sta conchiglia è una cagata pazzesca. Andiamo avanti, mi sembra finta più che vera. Andiamo avanti.
L'ultima questione, oggi lo intervista il Corriere della Sera, Giletti, molla, va alla 7, da Cairo, speriamo che gli vada bene, ma la cosa che mi diverte di più è che ci sono le indiscrezioni che dicono che in Rai la Maggioni e come si chiama il direttore generale avrebbero detto è il mercato bellezza. No, cari, non è il mercato, perché il mercato non ti fa andare via un signore che ti dà 4 milioni di ascolti ogni pomeriggio, non te lo fa andare via, questo non è il mercato, questa è la politica, non dite cazzate, è la politica. Non è il mercato bellezza, ci sta pure che un'azienda pubblica come la Rai, in cui ci sono uomini che rispondono al loro editore che è politico, rispondano alla politica, ma non metteteci in mezzo il mercato, non è il mercato la bellezza. La 7 si prende Giletti non perché c'è il mercato, ma perché la politica ha fatto sì che Giletti non potesse fare il suo programma di grandissimo successo, sia commerciale perché portava più pubblicità di quanto costava, sia di ascolti come l'Arena. Quindi non diciamo minchiate. Non diciamo minchiate, ne so qualcosa io, mi hanno fatto fuori dalla Rai, hanno fatto un programma che ascolti a inferiore a quelli miei e costa 3 volte il mio. Dubitate? Andate su Wikipedia, guardate quanti sono gli ascolti di Nemo, la media, ve la fate nelle ultime puntate, ha una media inferiore alla mia, i costi, ve li dico io, sono superiori ai miei. La stessa cosa avverrà con Giletti, identica, identica, non è il mercato, è la politica. Ciao.